Eccoci qua ragazzi, ve l'avevo promesso e l'abbiamo portata. Ciao Fabiana, ben ritrovata, ho il piacere di dire, dato che ci eravamo già conosciuti, ma per la prima volta sei sul canale YouTube. Esatto, è vero, mi fa piacere anche a me ritrovarti, visto che siamo già stati ospiti televisivi insieme, abbiamo fatto questa esperienza oltre i titoli, molto divertente, mi fa piacere essere qui. Allora, per chi non dovesse essere a conoscenza, Fabiana Della Valle è... Presentati. Io sono una giornalista della Gazzetta dello Sport e seguo la Juventus praticamente da 8 anni ormai, quindi insomma da quando è arrivato Allegri la prima volta dal 2014 okay. E insomma ne ho viste parecchie in questi anni. Quindi una discreta esperienza che in questi giorni addirittura viene super chiacchierato, no? Il nome di Fabiana Della Valle per un motivo, sarai stata inondata, tempestata di messaggi. Cos'è successo in questi giorni? Diciamo che mi sono imbattuta in una notizia un po' importante come il trasferimento di Vlahovic alla Juventus, quindi insomma diciamo che il mercato non è tra l'altro il mio forte, non è, preferisco più occuparmi di campo, però questa volta ho dato una bella notizia di mercato importante, sono stata fortunata anche come di solito succede in questi casi, ho avuto una traccia, l'ho seguita e alla fine insomma direi che mi sono divertita parecchio. Allora, infatti io sono curiosissimo di sapere questa cosa e penso anche i ragazzi che veramente quando ho detto ci sarà Fabiana tutti erano contentissimi. E si può dire dove sei in questo momento? Sì, esatto, guarda, sono al J Hotel, quindi okay. Sono a 2 passi dalla Continassa e dal quartier generale della Juve e sono qui perché sto cercando di capire che cosa succederà oggi perché potrebbe essere un'altra giornata cruciale, insomma diciamo che le ultime indicazioni ci danno il procuratore di Vlahovic qui, insomma tra il J Hotel e probabilmente ha una stanza qui e probabilmente in questo momento si sta incontrando con la dirigenza bianconera o l'ha già fatto insomma. Potremmo avere lo scoop. Come si dice in gergo sto facendo marciapiede, si dice così per i cronisti insomma. Potremmo avere lo scoop in diretta, quindi da un momento all'altro potrebbe arrivare Kostic, tra l'altro il nome del Ristic, procuratore di Vlahovic, potremmo vederlo improvvisamente spuntare all'interno del video di Fabiana. Allora Fabiana, passo indietro, ti devo sgridare, ho ufficialmente una richiesta perché tu hai scatenato non solo le notizie su Vlahovic, non solo i tifosi di tutta Italia, Juve e non Juve, ma addirittura hai potenziato gli ingressi di parrucchieri e barbieri di questo ultimo periodo. E stamattina mi ha scritto tuo figlio e mi ha detto: mamma non vuole che io mi rasi. È vero, gli ho detto ma non possiamo fare un'altra cosa. Allora gli ho detto non ti preoccupare Gabriele, ci penso io, le parlo io oggi e vedrai che succederà, perché chi non lo sapesse io ho deciso che cambierò colore dei capelli in caso di arrivo davvero di Vlahovic a Torino e invece il figlio di Fabiana dovrà rasarsi. Se esatto. Ho capito. Okay. Esatto, tu devi farti i capelli rosa però. Perché no, rosa l'avete deciso voi, tra l'altro Fabiana, sui social. Hai conosciuto la mia ragazza e io ieri quando le ho parlato, le ho detto guarda che devo fare, gli ho detto colpa di Fabiana, non è colpa mia perché sembrava una roba impossibile. È stato dura convincere che davvero, hai iniziato a dire ma c'hai 30 anni, ma cosa faccio? Sì, ma non mi farò i capelli di chissà quale colore, quindi rosa... Lo faccio per la tua fidanzata, lo faccio. Ok, allora facciamo in modo che... Però parte tutto da lì, perché io leggo la prima pagina di Gazzetta quel giovedì, mi pare, venerdì. Scorso, il 21, sì. Ok, e la prima cosa che penso è, ma figurati... E poi ti confesso che l'ho pensato anche io quando mi è arrivata la notizia, perché la prima cosa è stata perplessità, dico ma sarà, però secondo me è un buon giornalista, quello è il segreto di un buon giornalista, perché noi purtroppo come categoria spesso facciamo questo errore, il segreto di un buon giornalista è seguire anche le notizie che non ti sembrano, cioè che in un primo momento magari non ti sembrano verosimili, perché poi quello che pensi tu o... non è mai, diciamo, non basta, ecco, bisogna, ti arriva una notizia, se la fonte è buona, poi devi seguirla, cioè devi cercare di approfondirla e vedere che cosa viene fuori. È sempre sbagliato a priori dire no, questa cosa secondo me non è possibile.
Ma infatti io ti dico, io leggo la notizia, i miei amici, no, WhatsApp, ma è vero che stiamo prendendo Vlaovic? Io ho detto, ragazzi, o arriva bene, ha vinto il turista per sempre, grattando, sono arrivati i soldini, o la vedo francamente difficile. Poi io cosa faccio? Mi metto qua, a computer, apro blocco note, inizio a mettere giù tutti gli elementi ufficiali e quelli che erano chiacchierati, e provo a buttare una linea logica, perché io non essendo giornalista non posso ovviamente dare notizie, le lascio a voi. Io provo a commentarle e provo a capire se c'è un incastro. Metto giù gli elementi e dico, caspita, però una linea in effetti sembra esserci. E inizio leggermente a crederci. Però io voglio sapere, torniamo indietro, come accade il tutto? Cioè, è questa la curiosità grande che mi porto dietro. Raccontaci nei limiti di quello che puoi dire, ovviamente. Certo. No, beh, in effetti, cioè, diciamo che nel nostro mestiere, insomma, soprattutto in periodo di mercato, si fanno un sacco di telefonate, insomma, si cerca sempre di avere un qualcosa in più. Quindi diciamo che in quel momento tutto faceva pensare, anche dalle dichiarazioni di Allegri, arriva bene tutto quanto, che non si sarebbe mosso niente. Infatti mi fa ridere perché, come ho detto l'altro giorno a Juventus, io ero andata a Juventus e avevo chiuso il collegamento dicendo no, la Juve non prenderà nessuno, quindi insomma. Poi due giorni dopo, insomma, tra le varie telefonate fatte, insomma, con una fonte appunto che considero molto buona, mi ha messo allerta, mi ha detto occhio perché la Juve comunque è tutto silente, ma qualcosa si muove, proverà a fare un'offerta per Vlahovic per prenderlo già a gennaio. Quindi da lì ti mettono la pulce nell'orecchio, appunto, che fai? Cioè, hai due strade, o l'abbandoni. La prima reazione mia è stata come la tua. Dice che cosa succede, non è possibile, perché appunto dicono tutti che non ci sono soldi di qua di là. Poi anche io ho fatto un altro paio di telefonate, cioè ho continuato a cercare, quando poi non ti arrivano smentite secche e cominci a vedere che nessuno ti dice no, non è possibile, capisci che è gatta scicova. Quindi da lì poi ho fatto un po' come te, ho messo insieme tutti quanti i tasselli, ho cominciato a rendermi conto che la cosa non era così campatenaria, ha acquisito altri elementi utili, insomma, che potevano essere, appunto, che eravamo ancora nella fase in cui la Juve non aveva presentato l'offerta, stava valutando, che quindi stava studiando ovviamente una formula che potesse essere valida, che era quella, appunto, anche con l'idea iniziale era quella di mettere soldi più una contropartita, insomma, per abbassare la quota fissa. E quindi da lì poi è nata questa cosa qui. Il giorno dopo mi sono presa un sacco di, non ti dico insulti perché no, non voglio esagerare, però c'era tanta gente che mi ha fatto ridere, uno che mi ha detto ma tu sei del mestiere, mi ha scritto su Twitter, sei sicura che sei del mestiere? Sul mio post, tra l'altro. Esatto. Ma infatti beh, volevo arrivare lì, Fabiana, cioè non c'era la paura, non è che ci stavamo, cioè non è che ti stavi esponendo nel dire ma secondo me la Juve alla fine se cede Morata prende un altro attaccante, qua si stava dicendo andiamo a prendere Vlahovic, cioè la Juventus vuole Vlahovic, cioè. Allora, sicuramente la paura c'era, però nel mercato un po' ti devi buttare, devi rischiare. Infatti nel pezzo che io ho fatto il primo giorno io ho scritto che c'era questa volontà da parte della Juve, non ho scritto che sicuramente Vlahovic sarebbe arrivato a gennaio, perché certo, c'erano un sacco di punti interrogativi. Soprattutto quando poi c'hai, ovviamente io non è che decido in prima persona, avevo il sostegno pieno del mio giornale, soprattutto del direttore, che mi ha appoggiato completamente in questa cosa e quindi ci ha creduto, e quindi siamo andati avanti su questa cosa. Poi il giorno dopo, due giorni dopo, sono cominciati ad emergere altri elementi, soprattutto dal fronte della Fiorentina, insomma, perché si è capito che anche dalle dichiarazioni, diciamo, di Barone, così, della Fiorentina, che comunque l'intenzione era quella di, alla fine, cioè che non c'era questa chiusura di cedere a gennaio, cioè di non cedere a gennaio. Quindi proprio per la volontà del giocatore, insomma, che comunque aveva rifiutato tutte le altre offerte, aveva fatto capire a Viola che lui aveva già deciso la squadra in cui doveva andare, quindi se non sarebbe stato gennaio sarebbe stato giugno. E quindi da lì ho cominciato anch'io ad avere, diciamo, piano piano ogni giorno delle certezze in più, ho cominciato ad aumentare la percentuale di possibilità, insomma. Poi lunedì, diciamo che quando sono arrivate le dichiarazioni poi di Pradè, che hanno, insomma, diciamo, un po' aperto a tutti la situazione, poi lì ci sono andati anche tutti gli altri, noi avevamo comunque già un pezzo pronto in cui avevamo certezze che la Juve, diciamo, avrebbe affondato il colpo con questa offerta, quindi ha soltanto confermato la nostra impostazione.
Infatti quella notte lì è quella in cui cambia il mondo, perché, e tra l'altro è la notte in cui io ti scrivo proprio di notte, guarda Fabiana, complimenti in privato, ci tengo a farteli anche pubblicamente, perché era una pista talmente audace, e poi proprio per il fatto che non ti occupi di mercato, quindi solitamente sei più cauta, notizie del genere è difficile, e poi è proprio irrazionale pensarla, una roba del genere, mi sono proprio sentito in dovere di dirlo. E tra l'altro io so che tu sei molto amica con Romeo Agresti. Esatto, sì, siamo molto amici, sì, oltre che colleghi siamo carissimi amici. E Romeo invece aveva adottato la tecnica opposta, non so niente, non mi hanno detto niente, quindi non mi sbilancio, non commento le notizie degli altri perché la mia fonte non me l'ha detto, e quindi c'era questa contrapposizione del mondo Juve, nemici amici, colleghi nemici amici, sì, sì, come Red e Toby, e ognuno aveva la sua posizione. Poi quando anche lui e tutti gli altri iniziano a sbilanciarsi, si capisce che quella cosa clamorosa poteva concretizzarsi, perché ufficialmente ancora non è chiusa. Esatto, sì, quindi dobbiamo aspettare. No, però la cosa, diciamo, infatti, che mi rende felice è che comunque, cioè, quello che, perché poi appunto c'è sempre un margine di errore, una percentuale, però nel momento in cui viene confermato che la trattativa c'è, che la Juve sta facendo il tentativo, che è tutto vero, cioè, allora voglio dire, sicuramente quello che ho raccontato era effettivamente come sono andate le cose. Poi, come ti dicevo prima, c'è anche sempre una percentuale di fortuna, a certo, volte, cioè, capita, è capitato, adesso è capitato a Romeo, altre volte è capitato a me, che non abbia, capita che abbiamo le stesse versioni, capita che abbiamo versioni diverse, nel mercato è così, ti basta avere quello giusto nel momento giusto, l'imbeccata giusta nel momento giusto, e ti cambia tutto, cioè, ma fa parte del nostro lavoro, insomma, devi prenderti una percentuale di rischio, secondo me, perché ci sta, ma d'altronde, come si dice, chi non risica non rosica, no? Quindi, insomma. Ma sì, anche perché il punto è, se una giornalista non indovina, nel senso, se in, esatto, questo momento Vlahovic, che ne so, io oggi l'ho buttata lì, l'unica cosa che mi viene in mente che possa saltare è, c'ha davvero il Covid, non passa la visita medica, l'ho buttata lì. Però se dovesse davvero accadere questo, oltre a impazzire, perché impazzisco davvero, vabbè, però non è più colpa tua che hai dato la notizia, mia di tifoso che ci ho creduto, la sto commentando, certo, lì dopo è il destino, infame eventualmente, però quindi... Beh, infatti tu pensa anche la mia situazione, no? Che comunque io faccio questo lavoro, ma c'ho un figlio juventino, quindi ero a casa con lui che mi chiedeva, mamma, ma allora arriva? Io cercavo di tenerlo calmo, no? Però dicevo, madonna, adesso come mi sono esposta, anche per lui, cioè... Allora, quanti anni ha tuo figlio? Mio figlio ne ha 13, quasi 14, quindi insomma... Cioè... Io ne faccio 30 luglio e ti dico la stessa cosa che ti sta dicendo tuo figlio, ma quindi quando arriva? Quando è che posso prenotare la parrucchiera per... No, perché qua ci sono delle cose importanti, delle precedenze, hai ragione. Guarda, io credo oggi si definirà il tutto, perché comunque alla fine la Juve ha già l'accordo con la Fiorentina, no? Questo l'abbiamo già detto, insomma, comunque diciamo che tra le due società è tutto a posto, sono arrivato un incontro, quindi la Fiorentina ha dato il via libera agli agenti di Vlahovic, all'entourage di Vlahovic, per trattare con la Juventus. Di fatto la Juventus ha già un accordo di massima con il giocatore per una cifra intorno ai 7 milioni di euro a stagione per 5 anni, che poi in realtà saranno 4 e mezzo, perché comunque, certo, il contratto partendo da gennaio, quindi sarà quello, e adesso stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli, che possono essere le commissioni, queste cose qua, ma io non vedo, cioè, la situazione ormai è andata talmente avanti che veramente deve succedere qualcosa di clamoroso perché si possa pensare a un finale diverso, ecco, insomma. Vedo che c'è del movimento, quindi ti lascio libera, ti faccio l'ultima domanda. No, ma non ti preoccupare. No, allora non è due. Ancora Ristic. Ma perché adesso, no, sono tutti qua che ne parlo, ma il Covid ce l'ha o no Vlahovic? Allora, guarda, è una cosa molto delicata, perché appunto, okay, la Fiorentina non l'ha confermato, però a me risulta di sì, che lui, okay, sia effettivamente, cioè, comunque da fonti interne so che lui effettivamente non è niente di diplomatico, tant'è vero che comunque, come ho scritto anche oggi sul giornale, fino a venerdì lui sarà in quarantena, perché il tampone, okay, lo puoi fare dopo 7 giorni, quindi in teoria lui, se tutto va bene, perché poi là c'è anche questa incognita, no? Non è detto che al primo tampone tu sia, certo, negativo, se
tutto va bene, lui venerdì dovrebbe essere libero e magari sabato fare già le visite, insomma, perché l'intenzione è quella. Poi i tempi stringono, lunedì comunque il mercato chiude, quindi E se così non dovesse essere? Nel senso che... Troveranno una soluzione alternativa, che può essere quella di magari di non fare le visite, posticiparle a dopo, cioè trovare un modo, non lo so. Mamma mia, che rischio, che rischio incredibile. Non lo so come si può fare, non so se sia possibile, sinceramente, perché il Covid è una cosa talmente ormai nuova, non so se sia possibile fargli fare le visite a domicilio, non lo so, cioè mandarlo in un centro. Con la mascherina. Non lo so sinceramente, però diciamo che in questo momento la speranza è che effettivamente sia negativo venerdì e quindi si possa procedere a tutto il resto, ecco, insomma. Guarda, quella perché è l'unica... anche questo è tutta una cosa completamente nuova, insomma, no? Infatti, il giocatore che... È la mia più grande paura quella, Fabiana, è la mia più grande paura, perché se dovesse davvero saltare per una roba del genere non risponderei delle mie azioni. Cioè, questo colpo a gennaio è tutto incastrato, perfetto, ma poi lui che deve rimanere a Firenze in queste condizioni. No, infatti quella secondo me sarebbe la cosa peggiore per lui, perché non so proprio come in questo momento come possa fare, quindi insomma non la valuto come possibilità. Ma ascoltando Pradè... Anche la Fiorentina non sarebbe contenta di questa cosa qua. Quindi... Esatto, no, sarebbe un bel casino per tutti, quindi insomma. Quindi riassunto, Vlahovic, la Juve la si di Vlahovic, la Fiorentina e la Juventus hanno l'accordo. Okay? Esatto. Manca alle commissioni eventualmente per il procuratore, magari proprio di queste cose che si sta discutendo in questi istanti, proprio dove sei localizzata te. Esatto. Visita medica e poi annuncio? Sì. Di solito la prassi è questa, insomma, se viene rispettata generalmente, insomma, perché di solito quando poi si definisce il tutto, si dà l'ok al giocatore per partire, quindi in condizioni normali, se oggi loro definiscono il tutto, Vlahovic sarebbe partito stasera stessa, il problema è che non può, quindi insomma bisognerà, magari ecco, anche se decidono, dubito che faranno un comunicato ufficiale prima delle visite mediche, anche perché la Juve è una società quotata in borsa, quindi bisognerà... Io credo che la loro speranza sia di non andare oltre sabato, domenica, cioè non arrivare proprio all'ultimo giorno di mercato, però purtroppo con il Covid di mezzo, esatto. Allora, io ho terminato la ringa, nel senso che tutto quello che volevo chiedere, bene o male, l'ho fatto. Se vuoi concludere con un argomento a piacere riguardo Vlahovic o altre cose, se no ti libero. No, guarda, visto che stiamo parlando di mercato, allora magari facciamo il punto anche sul resto, no? Così perfetto. Ti faccio un po' il quadro della situazione, che Vlahovic a parte comunque non è detto che qualcos'altro non possa succedere, io starei molto all'occhio sulla situazione di Morata, perché io resto convinta, lo dico dal primo giorno, che se arriverà Vlahovic, siccome la Juve comunque ha un accordo, soprattutto Allegri ha promesso al giocatore che in caso di arrivo di un attaccante e lo avrebbe liberato, perché lui ha la possibilità di andare al Barcellona per 18 mesi e la Juve non ha intenzione di rinnovarlo, cioè di riscattarlo. Morata in prestito, ricordiamolo, insomma, a maggior ragione biennale. Adesso. Esatto, a maggior ragione adesso Morata ha la certezza che non verrà, quindi se ha la possibilità comunque di andare al Barcellona non credo che la Juve gliela negherà, cioè ovviamente questo ammesso che il Barcellona intenda veramente, cioè insomma sia ancora dell'idea di prenderlo, però mi risulta di sì, quindi insomma in questo senso io non credo che Morata possa restare. Invece sul centrocampista si sono fatti diversi nomi, tra cui quello di Nandez, che è un po' diciamo il nome uscito ieri, che è comunque un profilo che interessa alla Juve, però tutto dipenderà dalle uscite, cioè se non ci saranno uscite a centrocampo nessuno entrerà, quindi da monitorare la situazione, più che di Arthur, che adesso sembra un po' in stallo perché comunque c'è l'Arsenal, però insomma non, niente di, lui vorrebbe andare ma niente di sicuro, c'è questa cosa di Bentancur che insomma piace all'Aston Villa, adesso non mi vorrei sbagliare, ma cioè, tutte queste squadre inglesi comunque, e quella potrebbe essere una pista, anche se lì c'è un po' una questione un po' anche lì molto dibattuta, di cui non si sa bene, che Bentancur ha comunque un diritto di una specie di diritto di rivendita, diciamo certo. Così, da corrispondere al Boca, che non si sa bene in che percentuale sia, insomma tra il 25 e il 35%, quindi anche la Juve deve fare il conto anche su questa cosa qua, però nel caso di un'uscita c'è la possibilità, insomma comunque si guarderebbe a Nandez, perché Zaccaria, che è un altro nome che piace, che va in scadenza a giugno, in questo momento pare meno fattibile, pare che il giocatore stesso voglia arrivare fino alla scadenza del contratto, insomma.
Guarda, concludo con una battuta. Mi immedesimo nei panni di un tifoso dell'Arsenal che sognava il colpo Arthur e Vlahovic nel mercato di gennaio. Si deve spazzare la bocca, no? Sarà probabilmente contento di quello che è accaduto. Fabiana, Immagino di no. fin troppo disponibile, professionale come sempre, ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e invito tutti a seguirti sulle tue piattaforme. Sei attiva molto su Twitter, su Instagram vedo un po' meno, ma non so Sì. È se proprio necessità, voglia, tempo. tempo più che altro. Ok, allora su Twitter, vi rimando tutti al Twitter di Fabiana dove Ma pubblicherà. migliorerò, dai, cerco di migliorare anche su Instagram. Sono Va più abituata a bene. usarlo per cose personali, Instagram, Abbiamo la quindi Twitter promessa. è più per lavoro, ma migliorerò. Abbiamo la Va promessa di bene. Fabiana anche Grazie lato Luca. social. No, grazie a te, Alla gentilissima. Un prossima, a presto, sempre un abbraccio. piacere. E buon E lavoro. saluto mio figlio, ciao Gabri, che lui Ecco. adesso è a Pavia, io sono a Torino, quindi. E anche Abbiamo. Giulia, l'altra, se no si offende. No, per lei tifa Che Napoli non la lei salutiamo, non è tifosa assolutamente. della Juve, però comunque è interessata al calcio. Va bene, grazie mille Fabiana, gentilissima. Un abbraccio a Ciao. te e ai figli. Ciao. Grazie, la tua fidanzata anche. Tutti, Ciao. tutti.